Quando sta nelle condizioni migliori produce questo impianto 5 kW. Il problema è che le produce quando voi non ci state qui dentro, perché state in vacanza. E cosa succede? Che tutta l'energia che produce praticamente quel momento probabilmente magari non è consumata e viene immessa in rete. Se invece riproducesse oggi, per esempio, non basterebbe, perché tutta la scuola è frequentata. L'impiantino che vedete più giù, quello è nuovo, quello l'ha finanziato il Ministero dell'Ambiente interamente. Questo singolo pannello fotovoltaico era da 200 watt, se tu vai dietro praticamente leggi sulla targhetta 200 watt. Quelli laggiù adesso sono 305-320, cioè adesso la tecnologia è andata avanti e quindi riusciamo ad avere innanzitutto i pannelli più grandi, ma anche più prestanti, cioè significa che la stessa superficie ci dà più energia. Quindi rispetto a 6 anni fa, i pannelli per quell'impianto occupa comunque di meno, oltre perché è più piccolo, perché è più efficiente. Per esempio, questo impianto costava 6 anni fa qualcosa come 35.000 euro, adesso questo impianto costa 15.000 euro, 12.000 euro. Cioè, quindi si è abbassato tanto il costo del pannello, proprio perché tante persone hanno iniziato a comprare la tecnologia fotovoltaica, se ne è prodotta sempre di più, il costo di produzione si è abbassato e quindi il prezzo di vendita si è abbassato. Vedete che sono questi tubi, praticamente questi tubi dentro hanno i cavi elettrici. I cavi elettrici per stare all'esterno devono essere protetti con una adeguata classe di protezione, si chiama, in modo che se ci piove sopra non c'è un corto, se io mi ci vado ad appoggiare non mi prendo un'elettrocuzione praticamente, no? Che non prendo la corrente, per capirci, e tutta una serie di cose. Quindi, come vedete, i pannelli, che sono la superficie che capta, vengono cablati e vengono indirizzati qui dentro. Questo si chiama ufficio tecnico. In questo caso i macchinari sono di conversione statica, si chiamano ondulatori o convertitori, in inglese si dice inverter. Che cosa fa praticamente? Siccome l'impianto fotovoltaico produce in corrente continua, l'inverter che cosa fa? Prende la corrente continua e la fa variare. La fa variare nel tempo e la fa diventare corrente alternata. Questa corrente alternata può essere immessa in rete o può alimentare direttamente le utenze della scuola. Il cervello di tutto l'impianto è questo. Questo è il cervello dell'impianto. Infatti, noi che cosa facciamo? Oltre a guardare l'impianto, se funziona, se c'ha problemi, se è sporco, se è pulito, se ci sono dei morsetti che sono attaccati bene o male, andiamo a fare le letture. L'impianto sta producendo 674 più 653. Quanto fa 674 più 653, così occhio e croce? 1.300. Cioè sta producendo 1,3 kW su 5. Perché? Perché ancora non ci batte bene il sole, perché siamo in inverno, eccetera. Se fosse stata, per esempio, d'estate, avremmo visto, o in primavera, avremmo visto una potenza più alta, 3 kW, 4 kW. In più, se io schiaccio questi pulsanti, mi dice anche tutta l'energia che ha prodotto da quando è stato installato e me la dice quella che ha prodotto oggi, quella che ha prodotto questo mese e quella che ha prodotto in un anno o da quando l'ha installata. Basta schiacciare praticamente questi pulsanti. Io con questo cursore mi sposto now, day, year, total, poi ci faccio enter che sta su questo e lui mi dice: ragazzo, da quando è partito praticamente questo impianto io ho prodotto 7.856 kilowattora. È tanto, è poco, è giusto? Bisogna fare che cosa? Bisogna prendere il progetto, vedere la potenza, rifarsi i conti di quanto avrebbe dovuto produrre, perché la cosa certa è il sole. Questo impianto è uno delle scuole di Frosinone, perché noi le facciamo manutenzione, che non ha mai dato problemi. In più questo cervello c'ha la memoria, cioè se tu lo interroghi, siccome ogni giorno fa la diagnostica, ti dice se c'è stato un problema, te lo lampeggia. Questa è una versione migliore, d'altronde questi impianti si portano 4-5 anni, questo inverter con questo hanno 4 anni di differenza. Questo è stato installato, se non vado errato, massimo 2-3 mesi fa. Questo è nuovo. E ce l'ha finanziato il Ministero dell'Ambiente. Questi sono i manuali di istruzione, perché? Perché quando l'inverter ci dice errore 152, e io mica me li ricordo tutti a memoria, quindi il manuale serve perché uno se lo va a vedere e dice ok, questo errore
non è un problema, oppure no, questo errore è un problema. Se si fa funzionare bene l'impianto e si sta attento all'inverter, l'inverter dura anche 5, 6, 7 anni. L'impianto fotovoltaico è un impianto semplice, ma va curato. Come tutte le cose, come ogni giorno ci laviamo i denti, questo ogni giorno va controllato, ogni giorno va visto se funziona o non funziona. Poi non, magari non ci si mette le mani sopra perché non c'è niente da fare, però bisogna controllarlo. Quindi detto questo, praticamente sarebbe interessante vedere un po' la produzione e tutto. Noi l'abbiamo fatti questi calcoli, vi mando le relazioni che abbiamo fatto al comune di Frosinone facendo vedere proprio il diagramma della produzione e così sopra potete farci una bella lezione.